Ovviamente con i rally parliamo di motori, ma di motori, Tonino, oggi vorrei cogliere l'occasione per ricordare un grande personaggio, un grande appassionato di automobilismo, Biagio Gerardi, che ci ha lasciato lo scorso anno e che però ha avuto il merito di seminare tanta simpatia nei suoi anni da appassionato e da pilota, simpatia che ora è corrisposta dai suoi amici, che stanno organizzando un memorial, un revival, proprio per ricordare la figura di Biagio Gerardi, che ricordiamo grande appassionato di auto storiche, di corse in salita, di corse su pista con i prototipi che faceva andare discretamente bene, anzi era un pilota molto molto battagliero. Io ricordo una partenza a Vallelunga di Biagio Gerardi dalla terza fila e al semaforo arrivò in prima posizione, e di questo l'onere di ricordare, ma l'onore di ricordare Biagio Gerardi lo ha preso Rino Ferrante, che insieme a un gruppo di amici sta organizzando per sabato prossimo un memorial e un raduno di tutti gli amici di Biagio Gerardi. Allora Rino è al telefono con noi in diretta, lo ringraziamo per la partecipazione e soprattutto a te l'onore di presentarci questa giornata, Rino. Alessandro, innanzitutto vi ringrazio per la vostra partecipazione di questa trasmissione. Saluto il collega Tonino Di Cosimo, che me lo saluti da parte mia. Ciao Rino. Ciao Tonino. Questo è un memorial nato perché Biagio questo ci ha insegnato, questo abbiamo lavorato per questo evento proprio perché Biagio ci ha lasciato questo segno, insomma, ecco. Prematuramente, ma ci ha detto andiamo avanti, quindi con i due figli, con Carlo e poi Emiliano, abbiamo pensato di organizzare questo memorial insieme a tutti i suoi amici che lo vogliamo ricordare in questo evento che faremo sabato ad Anagni. Ecco, come si snoderà un pochettino la manifestazione? Raccontici un attimo. Ma guarda, la manifestazione si svolge, quindi ci si ritrova lì dalle 10:30 fino alle 11:30. All'Isama di Anagni, mi sembra, vero? All'Isama di Anagni, sì, all'Isama di Anagni. Quindi viene consegnato del materiale ai partecipanti e poi ci sono delle sessioni di prove, di giri, a seconda di come, cioè, le gestiamo noi in maniera di turni di prova a seconda delle macchine. Sì, sì, si tratta naturalmente di passeggiate, quindi di esizione solamente, niente di competitivo nella maniera più assoluta, solamente un avvicinamento dei piloti alle auto storiche nel segno del ricordo di Biagio. Esatto, e più ci sarà qualcun altro che può girare tranquillamente, sarà anche lo sport, qualcuno con lo sport, qualcuno, dipende da, insomma, da come quale macchine vogliono dire, soprattutto storiche. Questa è la, è lo spirito di questa manifestazione per ricordare Biagio, un anno dalla scomparsa, quindi lui il 9 di aprile la sua scomparsa, quindi certo. È nata questa cosa. Certo, e naturalmente noi abbiamo qui Tonino Di Cosimo che chiaramente può parlarci di Biagio Gerardi, è uno dei massimi esponenti dell'automobilismo del centro-sud Italia, e voleva dire qualcosa riguardo, vero Tonino? Sì, vi ringrazio che mi date questa possibilità, perché sia il Biagio, che ho avuto il piacere di conoscere, è una degnissima persona, e poi sono molto amico, anche se è un po' che non ci vediamo perché per lavoro purtroppo tutti i giorni si tratta di correre. Un forte abbraccio a Emiliano, il figlio di Biagio, e sono stato invitato da Rino, che è un altro mio carissimo amico, per sabato, però purtroppo per impegni a Pofi con il Rally di Terre di Argil non posso essere presente, però volevo fare un in bocca al lupo e con una promessa che la prossima manifestazione sarò presente. Ringrazio e un abbraccio a Emiliano e grazie pure di aver conosciuto Gerardi Biagio, perché è una degnissima persona. Sì, infatti è sicuramente meritorio da parte naturalmente dei figli, perché è una cosa logica, ma anche da parte di Rino Ferrante e dei suoi amici farsi carico di questo evento. Ferrante è uno di quelli che lavora nell'ombra per quanto riguarda l'automobilismo, ma è sempre stato presente. Io lo ricordo fin dai, ormai sono anni che frequento le cose sportive automobilistiche, e Rino c'è sempre stato, lavorando nell'ombra, mai esponendosi, però ha fatto le cose concrete, quelle importanti, e questo ricordo di Biagio Gerardi sicuramente è una di queste. Quindi grazie anche a te Rino per quello che fai per questo sport e per i personaggi di questo sport. Ti ringrazio Alessandro, e io ti faccio l'invito anche a te, aperto, se vuoi
venire sei il nostro benvenuto, insomma. Ma sì, sicuramente, se non altro per ricordare Biagio e per salutare tanti amici che saranno lì in quella occasione. Allora, Rino, grazie veramente della tua testimonianza, del ricordo di Biagio Gerardi, e naturalmente lo rivivremo insieme agli appassionati in questa manifestazione, in questo memorial che ci sarà il sabato prossimo presso l'ISAM di Anagni. Grazie Rino. Vabbè, ti ringrazio Alessandro, grazie a tutti, di nuovo qua. E noi Alessandro ci fermiamo per l'ultimo blocco pubblicitario, a tra poco.